Avevo 14 anni quando mio fratello mi ha detto: mi sono ammalato di cancro. Così ha detto un partecipante ad uno dei miei corsi di public speaking quando facevo un'esercitazione in classe. Hai notato anche tu qualcosa di distonico in questa forma di comunicazione? Se sì, affrontiamo insieme in questo video il concetto di coerenza nel mondo del public speaking. Ciao, sono Chiara, allenatrice di public speaking e di video public speaking, che alleno di persona e via web, anche in inglese e in tedesco, anche attraverso programmi personalizzati. Che cosa avresti pensato tu vedendo uno speaker sorridente mentre parla di qualcosa di triste? È inevitabile. La coerenza tra contenuti, voce e gestualità ha un'influenza diretta sul livello di autenticità percepito dal pubblico. Pertanto, il triangolo della coerenza nel public speaking necessita sempre di un certo equilibrio. Dobbiamo diventare sempre più abili a combinare insieme diversi tipi di contenuti, che possono essere discorsi ispirazionali, motivazionali, persuasivi, storytelling, con diverse forme di movimento del nostro corpo, quindi le braccia che si aprono, le braccia che si chiudono, le braccia che si incrociano, le nostre espressioni facciali. E dobbiamo combinare tutti questi elementi anche con la voce, scegliere dunque il giusto ritmo, le giuste pause e la giusta velocità per il nostro eloquio. L'equilibrio si trova con la pratica ed entrando sempre più in connessione con le nostre vere emozioni. Si trova rivivendo quello che stiamo raccontando. Ad esempio, il partecipante al mio corso avrebbe potuto dire: avevo 14 anni quando mio fratello mi ha detto ho un cancro. Quindi sguardo triste, volume basso, una pausa come se esitasse a parlare, levitare il contatto visivo di prima battuta. Ecco, così il triangolo della coerenza è in perfetto equilibrio. E se sei un imprenditore, ti sei mai soffermato a pensare al triangolo della coerenza quando tieni delle riunioni con il tuo team? Quando stabilisci gli obiettivi e li condividi con i tuoi collaboratori? Sei assertivo? Usi una gestualità aperta? Com'è il tuo tono? Prima di un'affermazione motivazionale, fai una pausa drammatica e poi dici: soltanto uniti ce la possiamo fare. Così il triangolo della coerenza è in equilibrio. Immergiti in quello che dici, in qualsiasi contesto, dal vivo, davanti alla telecamera, davanti alla webcam. Porta le tue esperienze e le tue emozioni e trasmettile in modo autentico, senza preoccuparti di quello che il pubblico possa pensare. La tua attenzione non deve essere sulle tue preoccupazioni, la tua attenzione deve essere nel qui e nell'ora e devi essere capace di trasmettere quello che devi dire con la massima convinzione e autenticità. E non temere di risultare teatrale. Non si tratta di essere teatrali, si tratta di essere veri e autentici. Sei finto quando dici qualcosa di triste, sorridendo, oppure quando dici qualcosa di allegro, con tono triste, e ancora quando dai degli obiettivi al tuo team con voce bassa e gesti chiusi. Il public speaking è una montagna senza una vetta. La nostra crescita come speaker non ha una fine. È continua, così come deve essere continua anche la nostra ricerca di un equilibrio nel triangolo della coerenza. Vuoi proseguire insieme a me in questa scalata? Ti posso accompagnare anche attraverso programmi personalizzati. Cosa aspetti? Entra gratuitamente nella mia community su www.chiaralzati.it, inserisci la tua migliore mail e accedi subito ad una serie di bonus, tra i quali anche la possibilità di ricevere direttamente a casa tua una copia gratuita dei miei libri, Video Public Speaking e Public Speaking Heroes. Ciao e al prossimo video!